Ringrazio tutti voi. Ringrazio tutti voi cittadini, amici e sostenitori del nostro movimento per la vostra presenza a questo incontro con i candidati della lista Melito nel Cuore, qui nel cuore di Melito Porto Salvo. Melito nel Cuore, proprio perché ha Melito nel Cuore, desidera incontrare voi cittadini per farvi conoscere le nostre idee, i nostri programmi e tutto ciò che anima il nostro movimento e lo rende vivo. Noi, insieme al nostro candidato a sindaco, l'ingegnere Giuseppe Meduri, lavoriamo affinché Melito riacquisti la dignità e l'orgoglio che l'hanno contraddistinto per anni, rendendolo il punto di riferimento dell'area grecanica. Cedo la parola al dottore Ninetto Meduri. Bravo. Buonasera a tutti. Un saluto a tutti i presenti, alle autorità, alle forze dell'ordine e a tutti i melitesi che ci stanno seguendo da casa sicuramente. Per chi non mi conosce, sono Ninetto Meduri, dirigente medico anestesista dell'ospedale di Melito Porto Salvo. Ho un'esperienza ultra ventennale nel settore sanità. È chiaro a tutti che il nostro paese ha un infinito bisogno di aiuto e per questo motivo ho sentito il dovere, per l'amore che nutro per la mia terra, mettermi in gioco personalmente, aderendo al progetto Melito nel Cuore. Grazie. La nostra cittadina ha attraversato in questi ultimi anni e sta attraversando tuttora momenti di grave criticità, ferita nel più profondo del cuore dall'onta del terzo scioglimento per infiltrazione mafiosa, deturpato nel suo splendore naturale. Oggi è tangibile e palpabile la richiesta di un cambiamento, di una svolta. Di una svolta politico, amministrativo, culturale e sociale, abbandonando così le vecchie diatribe politiche, le contrapposizioni, specie personali, i protagonismi che hanno portato ad una decrescita socio-economica del nostro paese e di tutto il nostro territorio. Bisogna invece privilegiare un confronto costruttivo, la dialettica, che abbia solo e unico obiettivo il bene comune e il bene di Melito Porto Salvo. Con cittadini, da qui si deve ripartire. Basta alla deriva autoritaria e basta all'oligarchia. Noi aderiamo a una democrazia la più larga possibile. Noi di Melito nel Cuore abbiamo voluto mettere in evidenza questo importante aspetto di cambiamento che deve realizzarsi, dovrà realizzarsi nel nostro Paese, perché solo così, cioè con un Paese unito, con un tessuto sociale aggregato e coeso, tutti insieme possiamo ricondurre la nostra cittadina al posto che le spetta. Un comune capofila e di riferimento di tutto il nostro territorio, dell'intera area grecanica. Il mio pensiero, scusatemi, va oltre. La stessa sinergia, lo stesso confronto costruttivo, le stesse convergenze vanno trovate, la stessa dialettica ci deve portare a instaurare rapporti e canali preferenziali con tutti i sindaci di tutta l'area grecanica. Solo così potremo far decollare questo nostro territorio, costruendo un progetto politico comune di rappresentanza regionale. Ma ritornando a parlare delle problematiche che gravano su Melito, a mio parere, per far diventare virtuoso il nostro comune sarà necessario porsi delle priorità. I nostri primi sforzi saranno indirizzati alla riorganizzazione della macchina amministrativa e agli uffici comunali,
che dovranno essere trasparenti, efficienti ed efficaci, dando all'ente un'impronta aziendale simil manageriale. Indispensabile è l'aggiornamento professionale e del sistema informatico, che porterà a un'elevazione dei servizi erogati dai nostri uffici ed inoltre sarà istituito un nucleo di valutazione interno al Comune per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La stessa valenza assume la tutela e la salvaguardia dell'ambiente. No alla centrale a carbone, sì alle energie alternative, ecocompatibili. No alle cementificazioni selvagge del nostro territorio. Sì alle aree verdi dove potranno crescere i nostri bambini e i nostri nipoti, i vostri figli e tutti noi. Provvederemo all'individuazione e rimozione dei siti delle discariche abusive, alla bonifica dei nostri fiumi, faremo un censimento del materiale inquinante quale l'amianto presente nel nostro territorio, attivando tutte quelle politiche che agevolino la rimozione e lo smaltimento. Contrasteremo ogni attività volta all'inquinamento atmosferico, l'inquinamento delle nostre acque e dell'unica e insostituibile risorsa naturale del nostro paese, il mare. Metteremo in essere tutte quelle politiche necessarie per la salvaguardia del nostro ambiente, con un monitoraggio periodico per quanto riguarda l'inquinamento acustico, radioattivo ed elettromagnetico. A tal proposito ricordo l'incremento che si è avuto in quest'ultimo decennio delle neoplasie maligne, soprattutto in età giovanile. Non mi posso esimere come medico a ricordare la difficoltà che sta attraversando l'intero settore della sanità. Attraverso gli organismi preposti, in sede del Consiglio dei Sindaci dell'ASP di Reggio Calabria e regionale, tuteleremo e faremo garantire i LEA, cioè i livelli assistenziali essenziali. Chiederemo un potenziamento corposo dell'ospedale che si andrà ad integrare alla medicina territoriale e all'assistenza domiciliare. La salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute saranno al centro della nostra azione politica. È un impegno che come medico ho preso prima con me stesso e oggi voglio condividerla con tutti voi. Molte altre sono le tematiche presenti nel nostro programma e che saranno affrontate sicuramente dagli altri componenti della lista che mi seguiranno e interverranno dopo. Però, prima di concludere, voglio manifestare la mia particolare attenzione e sensibilità verso le politiche sociali. Sarà privilegiata l'assistenza alla persona, agli anziani, ai meno fortunati, ai meno abili. Istituiremo un fondo di solidarietà derivante dal taglio dei cosiddetti rami secchi e dalle spese superflue. E sapete a che cosa mi riferisco. Adesso concludo con un ringraziamento a coloro che mi e ci stanno sostenendo. Votate e fate votare merito nel cuore. Mi preme ringraziare innanzitutto e soprattutto il nostro candidato a sindaco Peppe Meduri, che ha voluto fortemente che io facessi parte di questa splendida squadra. Grazie Peppe. Cittadini meritesi, io vi lascio lanciando due messaggi. Il primo messaggio, scusate un po' l'emozione a questo punto, è questo: vi dico che la nostra terra, la nostra Melito ha bisogno di essere amata da tutti. L'altro messaggio è un messaggio di speranza e per fare questo cito Paolo Borsellino: un giorno questa terra sarà bellissima. Scusate l'emozione. Grazie a tutti. Ora, in segno di rispetto e vicinanza per la tragica morte della nostra compaesana Patrizia Crivellaro in Tommasini, chiedo a tutti voi di alzarvi in piedi e fare 30 minuti di silenzio. 30 secondi. 30 secondi.
Grazie. Cedo la parola a Emma Toscano. Grazie. Buonasera. Prima di tutto ringrazio tutti quelli che sono venuti qui stasera per la loro presenza e il loro interessamento verso questa lista, la lista Melito del Cuore, la lista in cui noi componenti crediamo che possa esserci un futuro migliore per Melito, un futuro dove le difficoltà della crisi non sia insormontabile e che possano essere insieme trovate delle soluzioni per poter continuare la nostra strada. Per chi non mi conosce, mi chiamo Emma Toscano, ho 38 anni e sono un'insegnante di scuola primaria. In essa sono ormai circa 15 anni che opero e prima però di essere un'insegnante sono soprattutto una madre. Ho due bambini, una di 7 anni e uno di 2 anni e proprio per loro, guardando i loro volti, per loro e per i bambini che durante il mio percorso scolastico mi sono stati assegnati e quelli che ancora mi verranno affidati, sono un'educatrice e, come dicevo, per loro voglio mettere le mie competenze al servizio di questa mia cittadinanza e del mio paese. Questo paese che mi ha vista nascere, crescere e anche emigrare purtroppo. Questo paese che è stato dei miei genitori, dei miei nonni e di tutti quelli che hanno preceduto me e anche voi. Se noi verremo eletti, il nostro impegno sarà quello di far sentire la nostra presenza nelle scuole. Infatti, noi ci proponiamo pochissime cose, solo cose che daranno speranza a chi l'aveva persa, come tanti ragazzi che provengono da situazioni difficili, che hanno abbandonato la scuola, che vogliono imparare una professione e riprendere a fare i progetti di vita. Questo naturalmente sarà soltanto possibile nei limiti dei competenze che la legge ha assegnato ai comuni. Infatti noi prevediamo di partecipare a corsi di formazione e di perfezionamento per i giovani attingendo alle risorse che l'Europa mette a disposizione proprio per le regioni stesse. Noi vogliamo che i nostri giovani non debbano più andare via dalla loro terra e quindi dovremo cercare di formarli per essere imprenditori della propria vita. Spero di essere stata chiara in quello che noi vogliamo da questa nostra cittadina. Ci vorremmo che i nostri giovani ai nostri giovani non venga persa la speranza che ci sia un futuro anche per loro in questa nostra terra di Melito così bella, assolata, sul mare, una terra che ci ha visto, come dicevo prima, ci ha visto crescere e quindi anche loro penso che vorrebbero far crescere i loro figli insieme a tutti noi, alle loro famiglie. Chiudo ringraziando tutti, ringraziando la mia famiglia principalmente, ringraziando Peppe Meduri che mi ha dato la possibilità di far parte di questa squadra, la squadra di Melito nel Cuore, e tutti quelli che crederanno in me. Il prossimo intervento è di Claudio Costarella. Buonasera a tutti.
Diciamo che più o meno guardando le facce mentre sono seduto qua posso individuare tutti i volti conosciuti, o quasi tutti. Forse voi mi conoscerete l'uno per uno, sono insomma sempre un viso, diciamo, che è appartenuto a questo paese, che si è speso sempre per questo paese e che da quando avevo più o meno l'età di 14 anni mi sono attivato per il bene sociale, per quanto di mia competenza. Io voglio parlare questa sera in un modo particolare, non parlo del politichese, voglio parlare al cuore dei genitori, delle mamme e dei papà che ci sono a Merito Portosalvo. Vi voglio invitarli a guardare nel nostro imminente passato, a vedere la conduzione dei vecchi sistemi politici, a che cosa ci ha condotto, cosa noi ci troviamo intorno, dove stiamo vivendo. Vi sollecito, vi invito ad essere vigili, a diciamo lottare per la legalità e scegliere la via del cuore, in particolar modo per le mamme che con il cuore voi lavorate e lottate per il bene dei vostri figli e delle vostre famiglie. Lottate per la legalità. Scegliendo quella via che vi appartiene e che vi ha distinto, è sempre quella via, la via del cuore. E quindi votate Merito nel cuore. Noi non siamo qui per fare slogan politici, ma il nostro slogan è quello di ridare una dignità a questo paese meraviglioso. Vogliamo mettere al centro, diciamo, del nostro programma elettorale alcune cose in particolari e che a me personalmente mi appartengono e fanno parte della mia vita. Il piano spiagge e il piano chioschi. Io nel 1988 ho iniziato questo percorso, questa via tortuosa e piena di insidie, ma con grande sacrificio mio e della mia famiglia. Scusate. Sono riuscito a tenere in piedi e a fare una piccola azienda che oggi occupa quasi 5 dipendenti a tempo stabile nel periodo in cui sono aperto. Non posso più sopportare che si accinge lo scadere di piani spiagge e piani chioschi e per soltanto per una mancanza di attenzione per la realizzazione e il completamento dei piani chioschi e dei piani spiaggia ci siamo trovati oggi per non aver applicato alcune normative, diciamo, per non aver attuato le normative vigenti, abbiamo visto radere al suolo quelle meravigliose attività che stavano nascendo nel nostro territorio e che avevano iniziato a far diventare Merito una punta di diamante del turismo balneare, che è l'unica fonte che questo paese si può vantare di avere perché la madre natura gliel'ha dato. E noi impediremo che tutti, in tutti i modi possibili, che qualcuno ce lo possa levare. Io vi faccio una domanda: dove erano gli amministratori mentre scadevano questi momenti, questi piani spiaggia, questi piani chioschi? Come venivano impiegati i dipendenti dei nostri uffici tecnici? Cosa facevano gli addetti alle attività produttive? Ve lo dico io, erano distratti, travolti dalle politiche asociali, politiche individuali e individualiste, attraverso le quali hanno portato il nostro paese allo sfascio più totale, e non voglio andare oltre. Ma prima ancora di annientare i lidi, dulcis in fundo, si sono anche inventati i parcheggi a pagamento sul lungomare, senza idonei distributori di ticket, mandando allo sbaraglio gli automobilisti frequentatori delle nostre spiagge, giusto per dargli come benvenuto un bel verbale a coloro che muovevano l'economia del nostro territorio durante l'estate. I lidi, gli stabilimenti balneari, sicuramente andavano curati, potenziati, gestiti, regolamentati e anche legalizzati, ma mai demoliti. Noi, e in particolar modo io che mi sento direttamente coinvolto, voglio dire grazie ai tanti giovani che in autonomia si sono creati un posto di lavoro rischiando in prima persona e coinvolgendo anche l'intera economia delle proprie famiglie.
e per colpa della negligente politica melitese si troveranno quest'anno allo sbaraglio. La distrazione della macchina politico-amministrativa ha oscurato sogni ed aspettative di genitori che auspicavano una realizzazione lavorativa dei propri figli nel mondo dell'autoimpiego. Ebbene, cari colleghi, mi sento di dirvi, noi vi ridaremo la dignità, noi vi rifaremo i piani chioschi e i piani spiaggi che si diventino stabili e duraturi nel tempo, in modo tale che voi possiate programmare il vostro futuro e aiutare quanti si possono impiegare in questo mondo e in questa piccola fetta di mercato che occupa circa 100 lavoratori. Un'altra cosa che tengo a cuore è quella di che noi ci adopereremo per rafforzare l'identità dei commercianti, i nostri commercianti. Riordineremo attraverso le associazioni di categoria e i commercianti i regolamenti sul nostro territorio. Daremo un'opportunità di sviluppo ai nostri commercianti e attraverso un regolamento che dia in adozione delle aree ben definite in cambio del loro utilizzo nella parte antistante le loro botteghe, in modo che essi possano, di concerto con gli uffici competenti, gestire, mantenere efficienti, puliti e addobbati gli spiazzi abbandonati di merito Porto Salvo. Bisogna dare maggiore ascolto a questa eccezionale categoria di uomini che dedicano la loro vita, quasi 24 ore su 24, al servizio della collettività e spesso dimenticati da tutti. Ed ancora voglio chiedervi un'altra cosa. Chi si è occupato per ultimo della promozione del patrimonio turistico e dei beni culturali e paesaggistici di questo paese? Io non me lo ricordo più. Pentidattilo, abbandonato al buio e senza nessun futuro. Museo Garibaldino, a fine a se stesso, realizzato e, come tutte le opere nostre, abbandonate. Borghi e palazzi storici, occultati e dimenticati. Noi ci attiveremo affinché si porti a compimento il progetto per il recupero del piroscafo Torino, che giace verso la regione Calabria, perché qualcuno dei nostri politici sicuramente si sarà dimenticato anche di questa opportunità. Un'opportunità così donerà al nostro territorio una maggiore visibilità, riposizionandolo nella lista dei luoghi importanti da visitare, dando vita a una sicura presenza turistica. Offriremo nel territorio l'ospitalità diffusa, daremo opportunità di riattivare i posti letto degli appartamenti nostri chiusi e sfitti, e sono tanti, che attualmente creano soltanto dei costi passivi, riavvilandoli in un percorso di utili e guadagni per le famiglie e quindi la realizzazione di un indotto per la loro messa in funzione, tinteggiatura e quant'altro serve per renderli ospitali. Per i nostri pescatori va un altro pensiero, perché anche se in modo dilettantistico io ho partecipato sin da giovanissimo a questo hobby, quello della pesca. Non si è fatto altro che millantare realizzazione di porti, d'arsene e quant'altro, ma non si è mai fatto riferimento a fondi, progetti e studi di fattibilità, quindi soltanto illusioni. Non c'è mai stata una seria politica che potesse dare speranza, agevolare il lavoro di questa fascia di autoimpiegati, maestri del mare. I nostri pescatori, non gli si è data mai un'opportunità, l'invito, il consiglio di realizzare forse l'unica cosa fattibile e concretamente realizzabile, attingendo anche ai fondi comunitari e non solo, ma anche nazionali. Una zona di alaggio e varo imbarcazioni, prevista fra le altre cose nel piano spiaggia, e poi la dottoressa Zappia può approfondire meglio di me sicuramente l'argomento, la quale si potrà munire di idoni mezzi e attrezzature per facilitare i pescatori nelle loro attività di alaggio e varo e anche di manutenzione o smercio dei prodotti ittici che poi arriverebbero sulle nostre spiagge. Loro si possono sicuramente attivare ed espandersi attraverso l'associazione anche con i diportisti del nostro paese, che sono tantissimi, ancora di più diventano nei periodi estivi, e attraverso un nostro piccolo contributo, perché mi sento anch'io un diportista, possono realizzare un grande servizio ai diportisti di merito Porto Salvo e anche realizzare qualche opportunità di lavoro per loro, oltre quella della ittica. Io a questo punto vi dico una cosa,
Noi saremo con tutti voi, pescatori e commercianti di Merito Portosalvo, lidi e chioschi. Votate Merito nel cuore. Noi manterremo le promesse fatte ai nostri e ai vostri figli. Interverrà ora Patrizia Crea. Buonasera a tutti. Intanto vorrei ringraziarvi per la vostra presenza, perché la prima cosa che ho pensato è stata questa: non siamo da soli, nonostante la pioggia, la gente è qui, si interessa a quello che noi abbiamo da dire, quindi in questo percorso non ci lasceranno da soli. E questo ci fa ben sperare. Oggi il mio intervento... A pochi giorni dal 31 maggio e dalla responsabilità consapevole della scelta di chi andrà a guidare il nostro Paese verso una concreta rinascita, siamo qui stasera a rinnovare il nostro impegno al servizio del nostro Paese. Non mi dilungherò, perché non è corretto tediare la vostra attenzione ed è giusto dare spazio anche a coloro che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di farsi conoscere. Vi ruberò soltanto pochi minuti per sottolineare e ricordarvi perché noi vi chiediamo di sceglierci. Trasparenza, impegno, responsabilità, legalità, spirito di servizio, ascolto e dialogo. Il nostro amministrare avrà queste caratteristiche. Sarà attraverso questa trasparenza che punteremo al bene comune, ai nostri bisogni di socialità, di qualità della vita e di servizi. Amministreremo non per pochi, come è stato fatto fino ad oggi, ma per tutti. Puntiamo chiaramente al cambiamento, ma questo cambiamento avverrà perché ci mescoleremo tra la gente, perché noi ci sentiamo parte del nostro Paese. Creeremo un ponte con le giovani generazioni, con la saggezza degli anziani, con la sensibilità e l'intuizione delle donne. Durante questa campagna elettorale abbiamo avuto modo di vivere ogni frazione, di venire a contatto con tanta gente, di parlare con ognuno di voi. E noi sappiamo bene che abbiamo un compito arduo, sappiamo bene che cosa ci chiedete, lo sforzo di adoperarci e di rappresentare ogni bisogno, di trasformare le parole in corpo e sostanza. A chi ci chiede cosa farete dopo le elezioni, noi rispondiamo chiaramente così: saremo una macchina da guerra che lavorerà giorno e notte per ridare dignità al nostro Paese. Ma oggi consentitemi di farlo perché è doveroso da parte nostra. Noi vi ricordiamo, e siamo fieri di questo, che rispettiamo l'opinione di tutti, ma non permettiamo a nessuno di dare colpi bassi a chi come noi si spende con orgoglio e passione per il proprio Paese. Chi ci mette passione non chiede nulla in cambio, combatte e vince la guerra. Non abbiamo bisogno di farvi convincere da illustri politici che scegliendo noi sceglierete il meglio. Noi non ne abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno che ci sia qualcuno che dall'alto possa dire dica alla gente chi si occuperà dei vostri bisogni, per poi abbandonare tutti noi all'indomani delle elezioni. Noi non abbiamo bisogno di queste persone, perché noi risolleveremo insieme il nostro Paese. Ci prenderemo ogni giorno la responsabilità del nostro operato e saremo trasparenti nelle scelte che faremo, che andranno a vantaggio di tutti. Non ci affideremo ancora una volta a chi ci ha condotto ad anni di immobilismo decisionale e politico. Tutti insieme
Questa volta sapremo dire di no alle false promesse, diremo di no ai soliti noti, diremo di no a chi ci obbliga a fare politica giocando con i nostri bisogni. Dobbiamo essere liberi e pensanti, dobbiamo essere protagonisti, dobbiamo scegliere col cuore, dobbiamo scegliere Melito nel cuore. Consentitemi di farlo, io oggi ho la possibilità di ringraziare sì tutti voi e l'ho fatta all'inizio. Ringrazio Peppe perché mi ha appassionata a questo progetto, ma ringrazio anche tutti loro, ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa, mi ha insegnato a lottare e mi ha insegnato, anche se ne sono stata testimone in altri campi, che cosa voglia dire essere squadra. Ma devo fare un ringraziamento alla mia famiglia che mi ha sempre supportato, a mio papà e a mio nonno Demetrio che oggi non c'è più e che mi ha insegnato che cos'è l'amore per la politica. Grazie. Do la parola al dottore Bruno Sergi. Buonasera a tutti, sono stato presentato già. Dico, ringrazio tutti voi di aver partecipato stasera qui con noi, ringrazio il nostro candidato a sindaco Peppe Meduri di avermi scelto a far parte di questo gruppo, un gruppo importante di persone competenti che hanno scelto e hanno messo la faccia per cambiare questo paese. Io sogno un paese diverso e pensando e sognando un paese diverso penso a uno spot televisivo che si concludeva con uno slogan: puliti dentro e belli fuori. Essere puliti vuol dire essere trasparenti, essere accettare la legalità in tutti i suoi componenti e questo è importante. Bene, io credo che il nostro paese possa essere esattamente così, pulito dentro e bello fuori. Oggi basta guardarsi intorno in un qualsiasi delle nostre strade per rendersi conto che il bello di Melito è nascosto sotto sacchi di immondizia e di incuria. Ma ciò che è più sconfortante è che ci siamo abituati alla sporcizia per le strade, rifiuti e poca attenzione al decoro urbano. Sono 48 anni quasi che vivo qui e il mio sogno è vedere finalmente una Melito libera dal pattume, libera dai sacchi lasciati per giorni a marcire. Sogno una Melito capace di dimostrare a chiunque passeggi per le nostre strade che di quanto di bello ci possa essere nel nostro paese. Ma credetemi che questo non è solo un sogno, ma è un progetto fattibilissimo. Servono solo volontà e impegno a cambiare. Bisogna cambiare, è inevitabile. E ovviamente anche l'investimento da parte dell'amministrazione comunale che verrà. E quando parlo di investimento mi riferisco a due cose. In primis l'avvio della raccolta differenziata porta a porta per i classici rifiuti domestici, carta, plastica, avanzi di cibo e contestualmente la creazione di un'isola ecologica ove poter raccogliere rifiuti speciali, apparecchiature, dismessi o macerie di piccole ristrutturazioni. Può bastare anche questo. Naturalmente è ovvio, serve anche l'impegno di ognuno di noi, perché noi potremmo solo creare, fare dei progetti, però anche la popolazione ci deve essere anche vicina, anche affinché la raccolta differenziata abbia successo. Una città prima di tutto pulita, ma anche vivibile. È vivibile, e quando uso il termine vivibile mi riferisco per esempio alla difficoltà che spesso incontriamo quando dobbiamo utilizzare i marciapiedi, pieni di buche, senza scivoli, per agevolare disabili e persone anziane. Alle volte bloccati anche dalle auto, i parcheggi selvaggi, questa è una nostra caratteristica, sta diventando. Quindi andremo a creare nuovi marciapiedi dotati di scivoli e disincentivando il parcheggio senza regole delle auto.
Amici, quello che vogliamo è una merita sana e pulita, dove si possa vivere con serenità e soddisfazione. Ma siccome non vogliamo che questi restino solo dei proclami, ci impegniamo a fare qualcosa di concreto e che ci tocchi in prima persona, ossia a rinunciare a metà dei gettoni di presenza che i nostri consiglieri percepiranno in consiglio comunale e a ridurre gli stipendi di assessore e sindaco affinché possa essere creato un fondo per poter aiutare gli anziani e le persone bisognose, che ce ne sono tante. Abbiamo merito nel cuore noi, tutto il nostro gruppo. Dateci fiducia, che è una parola molto importante e molto labile, perché si può ottenere ma si può perdere. Cambiate merito insieme a noi. Grazie. Il prossimo intervento sarà di Ilenia Zappia. Buonasera a tutti, innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per essere qui questa sera e per supportarci nonostante il brutto tempo. Mi chiamo Elena Zappia e sono candidata alla carica di consigliere comunale all'interno della lista Merito nel Cuore. Essendo io un architetto pianificatore specializzato in urbanistica, il mio obiettivo politico è quello di impegnarmi in prima persona e con il sistema e con il sostegno di tutti i miei compagni a migliorare, risanare e potenziare il mio paese. Stante quindi i miei studi in questa nuova disciplina un po' particolare nel suo genere, la mia attenzione ricade quasi solo ed esclusivamente sulla tutela del territorio e del benessere dei cittadini che lo risiedono. Come ben sappiamo, la situazione economica comunale è fortemente disagiata. Intendiamo proporci per poter trovare e adottare le possibili soluzioni di crescita economica che non vadano a gravare sempre soltanto sulle tasche dei cittadini. Cerchiamo di diminuire quindi il malcontento generale che correla univocamente il disagio economico con l'effetto di una cattiva, congestione politica. All'interno del nostro comune sono presenti 4 zone SIC, questi sono i siti di interesse comunitario. Queste fanno parte della direttiva europea chiamata Habitat, la quale è finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e delle specie animali, e vegetali di interesse comunitario e mira a tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di settore. Queste zone sono Pentidattilo, sono la Fiumara Tuccio, che è anche, funge anche da corridoio ecologico, la spiaggia di Pilati e i calanchi di Maro Simone. Perché vi sto dicendo questo? Lo sto dicendo perché all'interno del nostro programma sono presenti una serie di azioni volte al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei luoghi e delle tradizioni del nostro paese, per noi fondamentali. Un altro punto importante previsto del nostro programma sarà quello di redigere un piano spiaggia, che attualmente non c'è, e un piano costiero. Il piano spiaggia è lo strumento urbanistico che andrà a favorire, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, paesaggistiche e ambientali, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche e non sul demanio marittimo. Tale piano andrà a individuare le zone omogenee di intervento, stabilendo anche per ciascuna classe e tipologia e tipologie di inserimento ammissibili, nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree destinate alla balneazione e ai servizi. Questo cosa vuol dire? Si parla quindi di uno strumento che da un lato andrà a conciliare la valorizzazione e la tutela del paesaggio costiero, dall'altro andrà a incentivare quello che è per noi fondamentale nel nostro territorio, il turismo balneare, attraverso lo sviluppo di attività lungo tutta la costa. Per quanto riguarda invece il piano costiero, secondo le direttive del PAI, il piano di assetto idrogeologico, Melito rientra tra i comuni calabresi che è fortemente toccato dal problema dell'erosione costiera.
L'intenzione è quella di intervenire in maniera diretta sulla nostra costa attraverso degli interventi volti alla protezione, alla valorizzazione e al ripristino delle nostre spiagge. In questo modo si avrà anche una proposta che miri allo sviluppo turistico ricettivo dell'intero litorale. Gli interventi previsti sono la realizzazione di barriere soffolte e un periodico monitoraggio delle opere eseguite e delle acque che bagneranno le nostre coste, tutelando quindi anche la salute del cittadino stesso. Allora, Melito è un paese che possiede una forte integrità territoriale, che con una giusta amministrazione può essere e deve essere valorizzata. Camminando per strada, sinceramente, mi capita di ascoltare il parere di qualche cittadino riguardo alla situazione attuale del nostro paese. E quello che ne emerge non è per niente piacevole. La gente è stanca. Noi tutti siamo stanchi e siamo disgustati da tutti questi falsi paladini della giustizia che promettono mari e monti senza pensare alle conseguenze che hanno le loro parole sul nostro territorio. Cari cittadini, io sinceramente non sono un politicante e non ho mai fatto politica nella mia vita. Quindi non sono in grado di incantarvi con le belle parole e con promesse che non posso mantenere. Ma guardiamo la realtà dei fatti e per dire questo non c'è bisogno di fare politica. Melito ormai sta subendo uno spopolamento. Melito, ora come ora, è un paese che non permette ai propri cittadini di vivere in maniera dignitosa, o comunque non alla maggior parte. Ormai noi tutti abbiamo imparato, e non va bene tutto questo, non più a vivere ma a sopravvivere in un paese che noi riteniamo essere la nostra casa. Tutti noi non abbiamo bisogno di supereroi, ma abbiamo bisogno di gente comune che ama il proprio paese e che non lo vuole vedere allo sfascio. Persone che appartengono al popolo e che affondano le proprie radici in questo stesso territorio, come me, il mio futuro candidato a sindaco e tutta la mia squadra. Perché noi è proprio questo che siamo, noi siamo una squadra e siamo tutti uniti per arrivare ad un unico e sincero obiettivo, che è il rilancio del nostro paese e il benessere dei nostri cittadini. Ultima cosa e ho concluso. Qualche giorno fa mi è stato detto di aver sbagliato squadra. Dovete sapere che ho avuto la possibilità di scegliere da che parte stare. E sinceramente ho scelto di stare con Peppe Meduri. Non solo perché è stato il primo a darmi l'opportunità di iniziare con lui questa nuova battaglia, soprattutto perché mi ha dato l'opportunità di battermi per il nostro paese e perché mi ha dato l'opportunità di battermi per il mio paese, e soprattutto perché Peppe ha una grande qualità che sinceramente l'ho vista in poche persone, ed è l'umiltà. Conosciuto fin da piccolo il sacrificio. Lui è anche l'amico di tutti, noi ci conosciamo tutti a Melito e possiamo dire che Peppe è sempre stato con noi ed è sempre stata una persona leale. È l'amico di cui noi tutti possiamo contare. Quindi, tornando all'affermazione "hai sbagliato lista", io dico no, non è così, anzi, al contrario, mi sento onorata di far parte della lista Melito del cuore e ad oggi posso affermare che il nostro obiettivo per il 31 maggio è vincere e lo faremo insieme. Lo faremo per i nostri anziani, per far capire loro che tutto ciò che ci hanno insegnato e tramandato non l'abbiamo dimenticato, ma che anzi è ancora vivo dentro di noi e lo porteremo fuori.
Lo faremo per i nostri figli e per quelli che verranno, perché la speranza è quelli di averli qua accanto a noi, in un paese dove adesso lo spopolamento è arrivato alle stelle. Per concludere, noi vinceremo queste elezioni perché il nostro paese ha bisogno di elementi validi e capaci di prendersi cura di lui in un momento così particolare, diciamo, e così delicato, dove la propria integrità si è smarrita. Grazie. Do la parola a Mimmo Margianò. Buonasera a tutti. Saluto i miei familiari, saluto gli avversari politici che sono qui presenti ad ascoltare. Mi dovete scusare perché la voce è un po' bassa. La campagna elettorale è un po' estenuante e faticosa e questi sono anche gli effetti. Però oltre a voler salutare i miei compagni che sono delle splendide persone che mi stanno supportando e anche sopportando, e ringraziando anche il nostro candidato a sindaco Peppe Meduri, questa volta, prima di iniziare a fare delle brevi considerazioni, è giusto che noi tributiamo a voi, per la vostra presenza e il vostro affetto, un caloroso applauso. Io voglio essere breve, però delle riflessioni vanno fatte, specialmente delle riflessioni di carattere politico. In questi giorni si è detto e si è parlato di alcuni personaggi, di alcuni partiti, pseudopartiti. Io voglio un po' raccontare, perché è giusto che prima che uno riesca ad avere un quadro per poter svolgere una propria analisi, avere dei dati e degli elementi. Io sin dall'inizio ho partecipato sia come singolo cittadino sia come soggetto politico al progetto messo in campo da Peppe Meduri. Sono il responsabile del Centro Democratico e come responsabile politico ho sentito doveroso impegnarmi nel tentativo di cercare di creare le condizioni per offrire una proposta politica attenta e valida per il nostro Paese. Non vi è dubbio che il soggetto politico deve interfacciarsi prima di tutto con gli altri partiti, laddove questi sono presenti, non è nel caso di merito, con le associazioni e con tutto il resto. Circa 2-3 mesi fa, era il mese di febbraio, quale soggetto politico sono stato interessato a partecipare a una grande riunione con tutti i partiti del centro-sinistra in quel di Reggio Calabria. L'ha convocata il Partito Democratico, dove diceva in premessa: occorre per merito garantire assoluta discontinuità. Ci siamo lasciati con tutti gli altri interlocutori e a breve dovevamo rivederci. Purtroppo, o meglio a questo punto per fortuna per noi, loro si sono fermati all'azzaro. Il fatto che in questi giorni qualcuno è venuto a sponsorizzare qualche altra lista politica, da un lato mi ha colto di sorpresa e da un lato sono stato un po' contento, perché io credevo che si sarebbero interrotti i collegamenti sia da un punto di vista ferroviario che su strada, perché questi signori che già hanno dato morto il peggio di loro alla nostra comunità non possono far finta di niente e venire ancora a tenerci sotto scacco e in un continuo inganno. Noi non abbiamo bisogno di queste cose, non abbiamo bisogno di idee, di persone capaci, di persone competenti, di persone leali. È per questo che la lista di merito nel cuore è convinta di rappresentare tutti questi valori. Infatti noi non diremo a voi: noi saremo, noi siamo, dobbiamo essere orgogliosi, abbiamo dei valori, abbiamo delle storie, abbiamo delle passioni, noi siamo il frutto anche delle nostre famiglie, quindi per noi
è un vanto essere qui, metterci a disposizione per il bene del nostro paese. Io voglio rubare ora soltanto un minutino, perché ho fatto questo tipo di intervento, perché già qualche giorno addietro ho fatto un po' un intervento con dei contenuti su quello che vorremmo fare, su quello che possiamo fare, e magari sono stato anche privilegiato rispetto agli altri colleghi che non hanno parlato in quell'occasione. Però adesso voglio chiedervi un incitamento finale. Noi ci dobbiamo credere. Ci dobbiamo credere perché, scusate se mi permetto e scusate il paragone, molti di voi in questo momento staranno vedendo il Giro d'Italia. Noi, credetemi, abbiamo affrontato un grande tappone alpino, un tappone alpino che ha visto una serie di asperità che adesso abbiamo superato. Ci troviamo in una grande volata, in una volata che in fondo ci fa vedere il traguardo. Questo traguardo è raggiungibile e realizzabile soltanto se ognuno di voi, da qui a venerdì, dove mancano 3 giorni alla chiusura della campagna elettorale, riuscirà sin da domani e quindi fino a venerdì di recuperare 3 voti per la lista di merito nel cuore. Lo dobbiamo fare, lo possiamo fare, lo faremo, perché noi vinceremo. E non vinceremo soltanto per i nostri elettori, vinceremo per tutta merito. Saremo delle persone libere, saremo delle persone leali, saremo delle persone che avremo a cuore il nostro paese, saremo delle persone che rappresenteremo un momento di discontinuità reale. Questa è la verità. Piaccia o no, merito nel cuore è l'unica proposta politica oggi in grado di rappresentare un cambiamento reale. Vi ringraziamo e grazie. Do la parola a Rocco De Pietro. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. 4 giorni fa a Prunella, vento e freddo. Stasera pioggia. I casi sono 3. Porta bene. O è un segno del destino. O qualcuno ci sta gufando. O siamo sfortunati. Va bene. Dunque, dopo 2 anni di oscurantismo democratico, Melito è chiamata ad esprimere il voto per eleggere il nuovo Consiglio Comunale. Il tempo della campagna elettorale sta finendo, mancano appena 3 giorni. Venerdì si chiuderà la campagna elettorale. Per molti, ma non per noi, è stato il tempo delle promesse e dell'opportunismo, il tempo dove l'arroganza ha fatto spazio all'umiltà, dove l'indifferenza si è trasformata in amicizia, dove l'impossibile è diventato possibile, il tempo dove parole come moralità e legalità sono diventate appannaggio di tutti. Ma a Melito il tempo della campagna elettorale è anche il tempo dei miracoli. Capita che le opportunità di lavoro si moltiplicano come i pani e i pesci di qualche millennio fa. E capita anche che politici regionali vengano a promettere la rinascita dell'ospedale dopo averlo colpevolmente distrutto. Insomma, Lazzaro, alzati e cammina. I miracoli della campagna elettorale.
Noi di Melito nel cuore non abbiamo fatto nulla di tutto questo. Non abbiamo fatto promesse e neanche miracoli. A casa nostra non abitano le bugie. Siamo venuti nelle vostre case a chiedere il voto in maniera onesta e pulita. E non lo abbiamo chiesto per quello che faremo, no, ma per quello che siamo sempre stati, che continuiamo ad essere e che saremo. Il nostro impegno, la nostra competenza e la nostra serietà sono il nostro biglietto da visita. Voi sapete che ci sono sempre stati e sapete anche che ci saranno dopo giorno 31. Noi melitesi siamo sempre stati un popolo onesto e laborioso, un popolo che ha sempre fatto il proprio dovere, che non merita di essere guardato con diffidenza. Noi non abbiamo debiti con la democrazia, abbiamo già pagato tutto e anche molto più del dovuto. Noi vantiamo crediti. È arrivato il momento di reclamare questi crediti, il momento di riappropriarci della libertà governativa che ci è stata negata. Noi di Melito nel cuore sappiamo come chiedere i vostri diritti, ma soprattutto sappiamo come lottare per ottenerli. È necessario che la politica ritorni tra la gente, che colga i problemi reali delle famiglie, dei giovani, degli imprenditori. Abbiamo bisogno di una politica che dia spazio ai fatti e non alle parole, concreta e tangibile, che solo persone di provata esperienza e competenza possono garantire. Per noi di Melito nel cuore queste non sono promesse, sono fatti quotidiani. Per noi questo è il vero modo di fare politica, non ne conosciamo altri. Domenica 31 tutti noi saremo chiamati ad esprimere un voto libero, un voto che nasce dai propri convincimenti ma anche dalla conoscenza dei candidati. Un voto determinante per il futuro della nostra Melito, utile alla democrazia sia sul piano politico che morale. Noi di Melito nel cuore viviamo questi giorni con serenità, perché siamo assolutamente certi che il nostro gruppo, il nostro progetto sia il migliore possibile e non potrà fallire. Giorno 31 ricordatevi di andare a votare e ricordatevi anche che Melito nel cuore è la scelta giusta. Do la parola adesso al nostro candidato a sindaco, l'ingegnere Giuseppe Meduri. Buonasera. Io stasera ho come obiettivo quello di non emozionarmi. Ci riuscirò, anche se è un po' difficile, o meglio, ci proverò. Alla fine vedremo come andrà. Non posso esimermi dal ringraziare in primis, ancora prima di voi presenti, la squadra di Melito nel cuore. Maria, Claudio, Patrizia, Katia, Fabiana, Carmen, Rocco, Mimmo, Salvatore, Mimmo, Ninetto, Lillo, Bruno, Paolo, Emma, Ilenia. Ed ancora via con i ringraziamenti, l'avvocato Anna Battaglia e il geometra Nucera per la presentazione della lista. Ringrazio tutti, ringrazio voi presenti,
le nostre e le vostre famiglie, tutti coloro che ci stanno affiancando e ci hanno affiancato, ci affiancheranno in questa campagna elettorale che si concluderà tra 5 giorni. Mancano 5 giorni al 31 di maggio. Io per la formazione della lista ho ringraziato nella serata del comizio di Brunella il dentista Bruno Sergi, il dottore Romeo e non ho menzionato colpevolmente Mimmo Crea, il papà di Patrizia. Naturalmente non sono solo loro, ma ci stanno tante altre persone che hanno lavorato dietro le quinte e che continuano a impegnarsi come a spendersi come se fossero candidati in prima persona. Un grazie per tutti, un grazie per quello che avete fatto, per quello che farete, per quello che faremo assieme, sì, tutti assieme. La squadra di Melito nel cuore, la famiglia di Melito nel cuore. Grazie a tutti voi presenti, a tutti coloro che, anche se assenti, ci danno la forza per andare avanti, spingendo questo nostro grande progetto. Tutti utili, tutti indispensabili, tutti per il bene di Melito, tutti per Melito nel cuore. Io sarò breve, giusto il tempo stasera per parteciparvi qualche riflessione che nasce dopo il saluto fatto una settimana fa dalla commissione straordinaria che deve fare riflettere e deve far riflettere non solo Melito ma anche paesi vicini. Il dottor Giannelli nel suo intervento dice che io richiamo fedelmente quello che è stato detto dal dottor Giannelli, il problema è laddove si torce la legge all'indirizzo politico, il problema non è il commissariamento dei comuni, sono i danni che derivano da questo alla collettività. Ma la collettività non deve tenere la testa sotto la sabbia, dice sempre il dottor Giannelli, che hanno trovato un grande buco ed hanno gestito come si doveva fare e come da buon padri di famiglia. Però dice ancora, siamo stati lasciati soli da tutti assumendo scelte strategiche e dolorose, ma abbiamo tracciato una strada, lasciamo una relazione che contiene degli indici rilevatori che non vanno messo fuori gioco. A Melito, dice, ci sono tante persone per bene. La sospensione della democrazia non è stata voluta dallo Stato. Dice e rimarca, abbiamo trovato un grande buco, quei soldi qualcuno li ha rubati, chi ha rubato è un ladro. Dice ancora, se c'è una mela marcia non viene sciolto il comune, va tolta dalla cassetta, ma se il sistema è marcio il comune verrà sciolto per la quarta volta. Ce ne starebbero altre di riflessioni per cui dovremmo spenderci forse ancora l'intera serata. Noi di Melito nel cuore però una riflessione forte intendiamo parteciparla a voi tutti. Partiremo da questo stato di fatto. Intendiamo camminare su quella strada che i commissari hanno tracciato. Lo abbiamo detto, lo ribadiamo ancor prima che loro lo dicessero. Lo facciamo chiedendo di sapere magari
il nome di quel ladro, o almeno il nome dei complici di quei ladri. Bravo. Lo chiediamo noi tutti della lista da merito nel cuore, ma lo chiediamo anche per voi, lo chiediamo per tutta la gente onesta come noi, lo chiediamo a voce e a testa alta. A noi magari può essere rimproverato il non essere stati incisivi, determinati nell'opposizione, il non aver saputo denunciare nelle sedi competenti, il mancato rapporto con la prefettura o un rapporto poco efficace e concludente. Ma da noi, dalla squadra, dalla nostra squadra, la squadra di Merito nel Cuore, la squadra che mi onoro di guidare, non si troverà mai il ladro, né tra di noi né tra le nostre famiglie, perché il valore che portiamo è quello della famiglia, dell'onestà, della fatica e del sudore. Da noi non c'è né il ladro né il complice. Bravo. Qualche altra riflessione. Noi abbiamo marcato in questi anni la commissione straordinaria, pochi risultati, ma l'abbiamo fatto. La riduzione dell'IMU di 2 punti percentuali su 3 che poteva essere fatta è un nostro risultato. Ma non il nostro risultato, è un risultato che noi partecipiamo a tutti i cittadini onesti e laboriosi, a tutti i contadini, ai loro sacrifici. E rispediamo al mittente che ci addebita un risultato personale. Chi dice queste cose non è degno del vostro consenso. Veramente non era degno anche di scendere in campo. La preoccupazione di tanti cittadini in questi giorni, dopo l'articolo sui giornali sulla paventata sospensione della raccolta dei rifiuti solidi urbani. ASED con nota scritta dice di avere un credito con il comune di 3.675.000 euro. Spicciole a parte. La commissione risponde, sempre con nota scritta, che 1.900.000 euro sono da decurtare da quella richiesta in quanto computati per il conferimento a discarica e pagato alla Regione Calabria dal comune come soggetto obbligato ed insolito. Quindi questi vanno a scalare dalla richiesta e poi dalla richiesta vanno scalati da quei 3.600.000 anche le contestazioni per dei servizi non effettuati. E qua naturalmente si è aperto un contenzioso che i commissari avevano o intendevano andare a transare. Naturalmente ASED non ha voluto questa transazione proponendo un arbitrato non previsto nel contratto. Noi diciamo semplicemente una cosa e passiamo al secondo step. Prendiamo atto che i commissari in questi 2 anni di gestione hanno pagato ad ASED per servizi fatti la somma di 6 milioni di euro. Ma a pagare sono stati sì i commissari, ma con i nostri e i vostri soldi. Soprattutto con i nostri soldi e con i soldi che noi risparmiamo per i nostri figli, o dovremmo risparmiare. Allora, di fronte a questo stato di cose, la nostra, la vostra strada maestra è quella della differenziata porta a porta, differenziata che deve essere fatta senza se e senza ma, velocissimamente ed a tutti i costi, senza sconto per alcuno o per chi che sia. Un'altra menzione
e per quello che hanno detto, va fatta per quello che hanno detto i commissari sui finanziamenti, e anche qui va fatta una seria riflessione, perché il riferimento a quanto detto dal dottor Giannelli non è casuale. Anche qui c'è stato un pressing da parte della lista Melito nel cuore, asfissiante, costante. L'approvazione del preliminare per la demolizione e la ricostruzione di una nuova scuola è anche un nostro risultato. Corrisponde a verità il fatto che se non si è in possesso di un progetto definitivo, la possibilità di veder coronata questa richiesta di finanziamento viene ridotta rispetto a chi presenta un progetto definitivo esecutivo. E qua la commissione straordinaria dice che non sempre si riesce per mancanza di informazioni, per tempistica. I finanziamenti prevedono delle graduatorie in riferimento a ciò che si presenta. È chiaro che la commissione straordinaria ha sì delle colpe, ma fa anche quello che può. Quindi, occhio, mai più commissari a merito, perché questo è il danno che la collettività va a subire. Ci avviamo alla conclusione dei lavori. Qualcuno si aspetta il botto, non ci sarà da parte mia e da parte di Melito nel cuore nel subbotto. Io prima di chiudere voglio invitarvi a vedere lo spot che ha fatto Dario, il nostro amico Dario, il nostro paesano, gira su Melito, su Telemelito della Boa Marina, ha raggiunto ieri 3.500 visioni. Un'altra comunicazione è quella che noi domani sera alle 18.30 incontreremo i cittadini di Pilati. Dicevo, ci avviamo alla conclusione senza botto. Tra 5 giorni, solo 5 giorni, Melito vedrà il rinnovo di questo Consiglio Comunale che è stato sospeso con il terzo scioglimento. Ricordo con un po' di vergogna che Melito è uno dei cinque comuni sciolto per 3 volte per mafia. Nessuno è stato sciolto per 4 volte. Quindi è marchiato in maniera sicuramente indegna. Noi di Melito nel cuore siamo in campo da circa 2 anni con parte della squadra, è stata completata in maniera, consentitemi di dirlo, egregia, fantastica. Lo abbiamo detto, la grande squadra di Melito nel cuore, calcisticamente Barcellona e Juventus, non so quale delle due squadre scegliere, ho una certa difficoltà. Politicamente il meglio che Melito possa avere e offrire. I nostri avversari continuano a sbagliare. Noi siamo sempre per il concetto di avversari amici e siamo sempre per il rispetto della persona e per la persona. A prescindere, e quindi non risponderemo mai alle provocazioni, alle offese gratuite e senza senso, agli attacchi personali e familiari. Noi lo facciamo semplicemente perché crediamo che a volte per questo è meglio non dare alcuna risposta. La migliore risposta è quella che non si dà a questi signori. Questo è sempre un altro insegnamento che i nostri anziani ci hanno trasmesso. La parata del PD, io semplicemente vi volevo dire
che durante la formazione e il percorso della lista Medico del Cuore abbiamo incontrato tutti. Questione di stile, segretario regionale Sebi Romeo mi ha dato un appuntamento a Reggio alle 10, mi ha ricevuto fuori dal corridoio dopo 2 ore e un quarto. Anche a me ha detto, a Melito serve discontinuità. Non dico altro, dico soltanto che 2 anni fa, quando De Sena, Minniti, a introdurre l'altra parata in grande stile, era sempre l'attuale segretario candidato con la lista Melito Cambia, lo stesso che ha introdotto quest'altra parata. Quindi poche cose da dire, se non marcare l'altro soggetto che è venuto a sponsorizzare, l'assessore regionale De Gaetano. Dai giornali abbiamo visto che per questa nomina si è dimesso il ministro Lanzetta, quindi qualcosa che non quadra c'è in questo PD, in questa ala di PD. Noi cerchiamo di tenerla lontano da noi. Noi sì li abbiamo cercati, ma dettando una regola e una condizione. Per noi condizione necessaria e sufficiente era ed è che questi soggetti riconoscessero i danni che hanno causato e ne pagassero il dovuto dazio. Noi poca cosa è, ma all'interno della squadra abbiamo un tesserato PD, un semplice tesserato, che non faceva parte della precedente parata e che nulla ha a che fare o ha mai avuto a che fare con quella parte di PD che ha partecipato a questa nuova parata. Per noi avere più anime, più soggetti politici di astrazione diversa all'interno della squadra di Melito nel Cuore non è una poca cosa, è una grande cosa, perché questi hanno dignità, onestà come pochi. Io chiudo. E ve lo dico con tutto il mio cuore, con il nostro cuore, con i cuori di Melito, della squadra di Melito nel Cuore. Ma vi dico che nel mio piccolo cuore, voi siete tutti presenti, vi siete ritagliati un piccolo spazio, proporzionato magari al vostro apporto per la mia persona, alla vostra vicinanza alla nostra squadra. Vi chiedo soltanto, e questa è la prova che state resistendo sotto questa pioggia, di stringervi un poco. Stringetevi, sì. Vi chiedo di stringervi non perché siete tanti o perché questo mi fa sentire il peso. Questo non è un peso, è un peso che io riesco a sopportare perché ne sono onorato. Sono onorato di avere tutti voi nel cuore, perché questo mi spinge e ci spinge sempre a fare di più, per una Melito speranzosa, per una Melito che vuole ripartire e lo vuole fare assieme noi e voi, assieme a tutti coloro che vogliono il bene comune, il bene dei nostri figli e dei nostri anziani. Noi vogliamo ripartire assieme a voi tutti presenti, giovani e meno giovani, uomini e donne. Vi chiediamo perciò di darci una mano, di darci due mani, di spendervi per come potete e sapete, di aiutarci a portare avanti questo nostro grande progetto, il progetto che è stato disegnato con il cuore nostro e con il cuore dei nostri figli. Il 31 maggio
tra 5 giorni la scelta non può ricadere che non sulla lista numero 2, la lista Melito nel cuore. Noi siamo sempre di più e stasera questa è la conferma. Noi siamo sempre più avanti degli altri, come consensi, dobbiamo solo resistere. Il 31 maggio vi invito a pensare a voi, a noi, ai nostri figli, a quelli che sono meno giovani di noi. Pensiamo tutti assieme, l'unica cosa che si debba pensare, pensiamo al nostro orgoglio, alla nostra dignità. Pensiamo a una vera e nuova Melito, pensiamo a una Melito che merita ben altro, pensiamo e votiamo con il cuore, votiamo Melito nel cuore. Bravo Peppe, bravo Peppe, bravo Peppe, bravo Peppe, bravo Peppe.